Colgo l'occasione, ragazzi, per ricordarvi di iscrivervi al canale, aiutarmi a crescere, attivare la campanellina. E vi ricordo il nuovo contest sul canale, ragazzi, il contest Road to 15K. Ricordatevi di aprire la descrizione di ogni video in cui troverete il link del contest, troverete tutti i miei contatti, i contatti del Team Glitch e tutto il resto. Detto questo, vai con la intro. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e oggi ci troviamo su Red Dead Redemption 2 online. Allora, quest'oggi ragazzi vi faccio vedere un glitch per fare XP o RP, chiamateveli come cazzo vi pare. Non è un wall breach, come ho visto tanti già rompono il cazzo con i wall breach. Questo è un metodo per ottenere XP o RP, che dir si voglia, con le fibbie, però con le fibbie quelle che sono azzerabili, tipo questa per esempio. Io sono in categoria commercio, ho questa fibbia qui e in pratica mi mancano un tot di piante per diciamo per ottenere la fibbia. Come vedete ce ne sono anche altre che ve lo scrive in basso a destra, quelle che sono rigiocabili, ragazzi, sono tutte buone, alcune per gli RP, diciamo, alcune per le pepite, insomma dovete vedere voi quelle, tutte quelle che sono rigiocabili, ragazzi. Quindi quando avete una missione di queste, una fibbia di queste che la state per prendere, fate quello che dovete fare. Io sto facendo dall'erborista, però potrebbe essere anche in altri negozi o in altre cose, qualunque sia rigiocabile. Quindi a me mancano un tot di RP per arrivare al livello, ovviamente. E qui ragazzi abbiamo le erbe, insomma dobbiamo vendere a questo tizio le 9 erbe che ci mancano per ottenere la fibbia. Quindi dovremo andare a vendere queste erbe per ottenere la fibbia, ma allo stesso tempo dovremo non ottenere questa fibbia, cioè ottenere gli RP come ricompensa, ma far sì che il gioco non registri, diciamo, come si dice, non salvi la fibbia, insomma, ragazzi, no? In maniera da poterla rigiocare, come vi ho fatto notare che ci sono alcune che si possono rigiocare. Ci mettiamo quindi su chiudi applicazione e andiamo a vendere. Non appena abbiamo venduto l'ultima erba, quella che ci serve per ottenere la fibbia, andiamo a chiudere l'applicazione. Chiudiamo immediatamente l'applicazione, riavviamo il gioco e automaticamente avremo, io in questo caso, livellato, ragazzi, e voi nel vostro caso avrete ottenuto più RP, insomma più XP rispetto a quello che eravate. Allora ragazzi, come ho già detto, ci sono molti tipi di fibbia, io non so se tanti di voi le avranno già ottenute o meno, però chi non l'ha ottenute lo può fare. Ci sono molti tipi di fibbia, come ho detto, che sono rigiocabili, molte ricompense che sono rigiocabili, e quindi possiamo utilizzare questo bug per poterlo fare in pratica. Io adesso qui vado a rientrare nell'online, ragazzi, e vi faccio vedere che diciamo è andato tutto a buon fine. Vi lascio il video per intero, non mi va di stare lì a accelerare o fare cose, tagli e cazzi e mazzi, insomma, perché sennò subito qualcuno c'ha qualcosa da dire. E come ho già detto, non so se qualcuno l'ha portato, non so se è un glitch, non so un cazzo, ragazzi, io non so chi me l'ha detto, ma ha detto prova a far così, io ho provato, funzionava, non l'ho portato.
giusto per tenervi aggiornati, visto che ultimamente non ci sto molto e quindi giocare proprio se ne parla poco. Quando riesco a portare qualche video lo porto, ragazzi, quindi cerco sempre di portare qualcosa. Vi ricordo di dare un'occhiata a tutti i link in descrizione, ragazzi, perché comunque ci sono dei contest, ci sono i link del canale Telegram e tantissime altre cosine, insomma. Quindi dateci un'occhiata e vedete un po' voi. C'è il link del contest Road to 15K, che tanto non me ci farete arrivare mai a questi 15K, però non me ne fotte una minchia. Niente, ragazzi, e torniamo al glitch, torniamo al glitch. Glitch, che dir si voglia, glitch. Allora, adesso io qui vi faccio vedere i progressi, cioè la fibbia in pratica. Quindi andate nuovamente in commercio, io stavo facendo quelle del commercio, però come sapete ce ne sono tante, e vedete che ancora mi mancano quelle 9 erbe da consegnare per ricevere la fibbia. Quindi a questo punto vi faccio vedere le erbe, ragazzi. Le erbe noi le abbiamo vendute, quelle che mancavano abbiamo vendute, poi se ne avevamo qualcun'altra in più, come nel mio caso, buon per voi, perché andate a ripetere al volo il passaggio, insomma. E vedete anche il rango, ragazzi, io ho livellato, quindi se adesso lo rifaccio un'altra volta mi dovrebbe dare altri, cioè mi dà altri XP, insomma. Non è che me dovrebbe. E continuatelo a fare fino a che non vi dà XP. Per trovare le erbe, ragazzi, venite in questa zona. Io vengo sempre in questa zona, trovo quelle erbe che mi mancano e vado a St. Denis comunque dal dottore. E poi per il resto, ragazzi, come ho già detto, fatelo fino a che vi dà XP. Dopodiché, quando vedete che non vi dà più XP con questo metodo, prendete la fibbia e finite lì, insomma. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Un saluto a tutti, al prossimo video. Ciao belli!